Non faremo una lezione lunga come quella di ieri, però un minimo di introduzione su che cosa significa mettere un video online e cosa significa creare un video con i ragazzi, soprattutto perché è una delle forme più usate oggi dagli adolescenti, o comunque il consumo di internet è prevalentemente video ormai. Vorremmo fare quindi una introduzione su cosa vuol dire, ecco, questa è una pratica che si chiama video sharing, cioè la possibilità data dal web di creare e mettere online dei contenuti multimediali. Nell'ambito del video ha creato proprio delle pratiche nuove che oggi analizzeremo molto velocemente, però giusto per darvi un'idea di che cultura si sta sviluppando su, in particolare YouTube, che è la piattaforma principale dove questo avviene. Ce ne sono altre, però diciamo che su YouTube è nata anche un po' una ricerca storica di che cosa sta succedendo ed è successo in questi ultimi 10 anni. Poi invece Giacomo, sempre in questa sessione, vi farà vedere alcuni video che possono essere ispirativi, prima del tutorial, per pensare a un linguaggio anche diverso di visivo, quindi vi daremo delle ispirazioni, alcune ironiche, altre più artistiche, però un po' come ieri cerchiamo di andare anche di esplorare i confini del mezzo, magari anche di superarli in certi casi. Dunque, tornando ai video, questa è una statistica, ne trovate tantissime anche in internet. Come vedete, in generale il consumo dei dati sta aumentando ed è in crescita continua e il video è sempre principe. Tanto che il fondatore di Facebook ha dichiarato recentemente che gli intenti di una delle piattaforme più, diciamo, più estese e pervasive al mondo, vuole essere orientata al video. Quindi questo non significa che dobbiamo seguire le mode, però è per farvi capire la quantità di video che ci sono e che ci saranno e che stanno facendo diventare il web un archivio visivo, audiovisivo. Però quello che volevo anche passarvi con questa sessione è che questa pratica fa parte di un mondo culturale che è quello sicuramente più delle nuove generazioni. E che il semplice atto anche di mandare un link di un video che si conosce a un compagno, a un amico, un parente, ha più del soltanto mandare il link, perché c'è dietro anche una espressività, un'espressione dell'individualità che comunque oggi si chiama sé aggregato. Si parla dell'era digitale di un'individualità che è aggregata, ovvero io costruisco la mia anche identità digitale in un certo modo, costruendo e creando connessioni con gli altri. Quindi questo semplice mandare un link fa parte di una storia relazionale che l'individuo costruisce anche attraverso il digitale. È come dire io mi esprimo pitturando e creando quadri, quindi quella è una parte della mia identità, io mi esprimo anche attraverso questo tipo di pratica. Ecco, questo mi è molto piaciuto, quindi ve l'ho voluto anche volevo riparlarne, l'idea di un approccio etnografico al web. Ormai molte ricerche etnografiche si stanno, non solo si sta cercando di usare delle metodologie di ricerca etnografica per indagare le culture del web, che sono delle culture vere e proprie, come indaghiamo una cultura tradizionale o popolare o lontana, però le stesse culture che ci sono proprio interpretate come tali. Quindi la caratteristica principale di queste culture del web sono di essere partecipative. Vi ho già citato questo studioso che si chiama Jenkins, l'ultima a dicembre. Ho trovato un libro in italiano che è in queste slide e che parla proprio di la cultura partecipativa nell'ambito di queste produzioni digitali. Cos'è una cultura partecipativa a prescindere dal web? È una cultura in cui ogni membro è stimolato a partecipare alla creazione di nuovi contenuti e anche alla loro circolazione. Questo è un punto importante perché l'utente oggi non è più solo un consumatore, ma è anche un distributore di contenuti e intere filiere di produzione economica si stanno basando sull'idea che oggi non ci sono più i distributori tradizionali, ma l'utente stesso è il distributore. E non a caso sono nate le figure degli influencer, forse avete già sentito questo nome, che
sono quelli seguiti, beh, l'esempio principale è Chiara Ferragni, probabilmente in ambito italiano e non solo, che sono riusciti attraverso il web a essere distributori di prodotti in un certo modo e pubblicizzarli. Quindi questo fa sì che comunque anche a livello culturale la persona, perché poi dietro all'utente c'è una persona umana, sia anche un distributore e partecipa alla circolazione di contenuti. Quindi il fatto anche del link che vi dicevo, di mandare un link anche di un archivio culturale, significa che questa persona ha un ruolo che prima magari non gli assegnavamo. Oltre a questo, è anche creatore di contenuti perché il museo, se lo fa consapevolmente, può immaginare che attorno a sé c'è un'intera comunità di creatori potenziali di contenuti. Nel caso del museo digitale dell'Olam.it, noi abbiamo pensato e immaginato che possono essere potenziali autori del museo, quindi siamo andati ancora oltre l'idea che siano semplici creatori di contenuti multimediali, ma cerchiamo di utilizzare questo ruolo che oggi possiamo dare grazie al digitale e farli diventare autori del museo, ovviamente all'interno di progetti e veicolandolo in modo, insomma, tradizionale. Quindi questo è un discorso in generale, però si parla di culture popolari oggi nell'ambito del web, distinguendo dal senso di culture di massa che un po' la televisione o gli emittenti precedenti avevano introdotto. Quindi non è più una massa indistinta di individui, e non si conta più solo quante persone stanno vedendo un programma, ma quante persone stanno interagendo, quante persone stanno creando nuovi contenuti e soprattutto non solo creano nuovi contenuti, come vi dicevo prima, usando i programmi che noi che hanno le funzionalità, i bottoni che dobbiamo imparare a usare, ma spingono agli estremi in mezzo, quindi generano anche nuove forme culturali. YouTube è un buonissimo esempio di questo. È una piattaforma lanciata nel 2005 come piattaforma di video sharing. Sharing significa condivisione, quindi è la parola del web che ormai si usa tanto, le parole inglesi le ho usate tanto anch'io, ma perché sono diventate anche simbolo di una pratica. Quindi uno spazio dove le persone potevano caricare, pubblicare e vedere i video senza alti livelli di conoscenza tecnica. E allo stesso tempo possiamo vederlo come quindi un aggregatore di contenuti prodotti dagli utenti, una piattaforma di trasmissione, perché molte anche emittenti mediatiche poi si sono create un canale YouTube e sia mettono online contenuti propri del loro mezzo tradizionale, magari che è quello televisivo, ma ci sono gli stessi utenti che ripostano, ripubblicano, magari col telefonino, non so, vi sarà sicuramente capitato di vedere il video magari del carosello o di una trasmissione che magari non trovate più e improvvisamente su YouTube compare, allora magari, scusate, mi sono persa la linea del discorso, il contrario, state guardando la televisione, una vecchia cassetta, vi fate il video della televisione, poi lo caricate su YouTube e lo mettete in rete, quindi senza il permesso magari o il copyright dell'emittente, infatti molto spesso poi questi video ogni tanto non partono più perché magari c'è scritto per violazione di copyright è stato rimosso. Ma comunque la pratica ha spinto molto anche domande, questioni anche sui diritti, perché le persone ci tenevano anche a condividere in rete le loro proprie ricordi di consumatori anche, no? Quindi per esempio il carosello è qualcosa che colpisce moltissimo anche le generazioni che l'hanno visto quando appunto era contemporaneo. Può essere considerato un archivio di contenuti audiovisivi e in questo senso dopo vi faccio vedere una slide in cui si considera YouTube un potenziale anche archivio culturale e alcune istituzioni lo usano come tale e anche alcuni individui o archivi indipendenti sono nati anche grazie a queste piattaforme. Quindi ci sono archivi di altissimo livello culturale che non hanno un'istituzione o che l'hanno trovata dopo perché sono nati sul web. Un social network perché ci permette di avere un account, un profilo e di comunicare, commentare con altri utenti. Infatti molto spesso sotto i video ci sono i commenti, alcuni video sono molto commentati, alcuni non hanno nessun commento, però questa è una funzionalità. Ed è un sistema culturale, adesso vi spiego cosa intendo. E, qui non c'è scritto, magari dopo lo aggiungo, comunque YouTube è posseduto da Google, quindi quando voi create un account Gmail,
Voi potete accedere al vostro canale YouTube e dopo noi lo faremo perché Google è una grandissima, una delle più grandi colossi economici anche oggi, insieme a Facebook che, e ad altre piattaforme che sono diventate importanti anche soprattutto grazie al web. E quindi dopo noi creeremo una mappa oggi pomeriggio usando l'account Gmail, perché Google ha anche Google Maps, quindi accedendo a Gmail accediamo a una serie di servizi, tra cui anche questo. Poi c'è sempre la questione che Google è un'azienda commerciale, mentre magari ci sono delle piattaforme open source che hanno scopi culturali. Per esempio Wikipedia è una delle poche grosse organizzazioni che è rimasta non profit, cioè non è stata mangiata da un grosso colosso commerciale, quindi ci sono implicazioni, se volete, anche etiche per i musei dell'utilizzo di una piattaforma così. È anche vero che qui c'è una cultura, ci sono utenti, ci sono persone, quindi vale la pena, insomma, anche pensare a questo. È spesso evocato, ne ha parlato Gilda il 16 dicembre, per esprimere ansia relativa alla preoccupazione, specialmente dei genitori, all'esposizione di nuove generazioni a contenuti non mediati. I pericoli della rete sono spesso associati a YouTube, il cyberbullismo, comunque Gilda parlava di video che magari non sono adatti ai bambini, a cui il bambino magari può incappare, e questo ovviamente è da tenere presente. Il fatto di non mettere un video culturale su YouTube a me lascia perplessa, perché comunque significa quasi chiudersi a un mondo che è vero che ha questi pericoli, però decidendo di non inserirsi in questo sistema significa lasciare che altri contenuti emergano, e quindi non partecipiamo alla costruzione di un approccio anche diverso ai contenuti. E poi c'è anche da dire che comunque il concetto di digital divide, cioè questo divario digitale tra generazioni, e nativo digitale, ovvero le generazioni nate e immerse in questi mezzi che considerano come consueti e dati per scontati, è qualcosa che va affrontato nella nostra società, magari anche creando progetti di collegamento tra nuove e vecchie generazioni, considerando anche che i ragazzi oggi sviluppano nuove competenze, nuove abilità che noi possiamo usare, magari veicolando l'approccio critico che citava Gilda, che è una cosa che manca invece nei ragazzi. Quindi, come abbiamo detto anche ieri per altre tecnologie, YouTube va visto come sistema culturale, non solo come piattaforma tecnologica, mezzo per caricare i video. Cosa significa? Che sono emerse anche nuove forme culturali generate dagli utenti. Si parla di innovazione dell'utente quando una piattaforma lascia che le persone generino anche nuove pratiche. Qui adesso me ne faccio vedere uno velocemente, ci sono sicuramente queste le abbiamo già citate, citazioni di contenuti multimediali provenienti da altri canali di trasmissione come il Carosello, e questa idea della citazione è molto importante. Una branca di YouTube è piena di citazioni di persone che citano altri contenuti. Lo stesso fatto di mandare un link può essere considerato una citazione. Giacomo in questo settore è incredibile, ogni tanto si parla di qualcosa, lui tira fuori un video interessantissimo che comunque fa pensare, quindi anche la conoscenza di video particolari che ci sono può essere anche una competenza ormai considerata tale. Video musicali sicuramente è una parte importante di YouTube, e questo è sia considerato nell'ambito ufficiale del canale ufficiale di consumo della musica, ovvero i cantanti, i record, le case di registrazione, ma video musicali anche in un senso dal basso, quindi di emergenza dal basso di nuovi artisti, e anzi il web ha permesso questo. Ci sono cantanti oggi famosi che sono nati mettendo i video su YouTube e creando video anche casalinghi, se vogliamo, e poi ovviamente hanno raggiunto il canale più ufficiale e che ormai è integrato con questo. E questi invece sotto, YouTube Pop sì, e Vaudeville, sono dei termini usati per spiegare questa nuova generazione di forme. Allora, la prima sono generalmente montaggi di pubblicità
dove si utilizzano non solo pubblicità, però è molto spesso usata la pubblicità. Questa era una parodia della pubblicità del Mulino Bianco con Antonio Banderas, dove si crea un montaggio ironico, spesso anche senza significato, e si va a comunque utilizzare contenuti multimediali già prodotti, magari famosi, per dare un nuovo significato a queste pubblicità, che magari a volte, come dicevamo prima, può non avere nessun significato, però si può portare questa tecnica di montaggio e di riuso anche a un livello di significato, perché no, anche culturale, se questo può essere anche un progetto di consapevolezza anche del fatto che queste sono culture. E poi ci sono delle forme di video come questa che vedete, The Original Human Tetris, che esplorano anche delle capacità tecniche del mezzo che implicano anche una certa creatività artistica. E dopo magari io vado avanti, tu magari mi facciamo vedere, che così se no non... Quindi no, vabbè, questo l'ho già detto. I video musicali, la cosa che abbiamo già detta ieri, però magari la ripetiamo, per i ragazzi i video musicali sono un mondo di costruzione anche di identità, di relazioni con gli altri. Quindi infatti la decisione di usare YouTube nel progetto di ieri che vi ho fatto vedere, in cui si mettevano i link delle canzoni associate ai quadri, era nata proprio dalla consapevolezza che per loro questo è, insieme a Spotify, uno dei mezzi con cui si comunicano tra di loro, quindi usare anche una loro abilità e applicarla all'ambito culturale. Questi ve li ho detti. Poi ecco, ci sono i vlog che non c'erano nella slide precedente, ma ecco, ho dedicato una slide a questa forma perché il vlog nasce dal blog, dall'unione della parola blog e vlog e video. Ed è una forma anche questa generata dagli utenti, nel senso che proprio nei primi anni di YouTube, giovani, ventenni tendenzialmente, i vlogger sono molto giovani, hanno iniziato a fare questi video spesso nella loro camera, oppure raccontando un viaggio che fanno. Adesso ne ho cercati l'altro giorno in rete per vedere anche dei vlogger italiani. Ho trovato, per esempio, anche, beh, ho digitato vlogger musei, ho trovato molti vlogger che magari raccontano una visita al museo che fanno. Per esempio c'era il Rijksmuseum di Amsterdam, un video anche, diciamo, un pochino, sì, no, non molto alto dal punto di vista dei contenuti, però comunque io non trovo video facilmente di visite. Magari noi andiamo a visitare un museo, non facciamo un video della nostra visita e non raccontiamo le nostre impressioni, che possono essere anche un po' più profonde, spero di, sicuramente lo sono, di quello che ho visto io l'altro giorno. Però è una formula che però con i ragazzi può essere usata, specialmente considerando che comunque il blog è nato nell'ambito dei siti web per essere un po' una sorta di diario e una forma democratica di espressione. Quindi invece di scrivere un articolo, per scrivere un articolo di solito bisognava essere giornalisti. Oggi un articolo, ovvero post, come vengono chiamati oggi, li possiamo scrivere anche noi. Alcuni assumono anche veramente un alto livello anche di profondità, esprimendo anche la passione che una persona ha per una materia, perché ci sono degli appassionati che decidono di fare un blog dedicato esclusivamente a quello che gli piace fare. Magari sono ingegneri e fanno un blog sulla pesca. E il blog è una forma che può essere usata con i ragazzi perché raccoglie anche questa idea del video, quindi gli permette di creare, di partecipare alla creazione di contenuti di uno strumento che usano e quindi di iniziare ad avere un approccio critico, perché un conto è solo essere consumatori, perché ci sono ragazzi che fanno solo consumo di video, un conto è essere consumatori e creatori, cioè capire anche le possibilità tecniche del mezzo, iniziare a guardare il video in modo più professionale e capire che magari qualcosa non è tanto bello, qualcosa può essere più bello, quindi avere anche un approccio estetico al video. E il vlog può essere un'idea. Ho fatto una ricerca di vlogging nei musei perché mi sono incuriosita.
Io ho visto che ci sono molti vlog dedicati ai nuovi pubblici, in particolare sono molto usati per i sordi, quindi il video è un mezzo che comunque è primario per loro. E questo, per esempio, è un progetto del Whitney Museum, era molto interessante perché gli educatori museali sordi hanno creato dei video quotidianamente, quindi ci sono una serie di pubblicazioni che comunicano le mostre nuove del museo, le attività del museo, il museo stesso. Con il linguaggio dei segni. Il progetto è stato fatto in collaborazione con dei videomaker, quindi comunque i video sono molto belli a livello di qualità, però questo il museo lo può fare, cioè può prendere una forma popolare nata nella cultura popolare del web e innalzarla a livello anche qualitativo che contraddistingue i musei. E in questo caso vi ho messo il link, guardateli perché sono molto interessanti. Poi, I video sono comunque caricati su YouTube e poi linkati, allora, diciamo, questo nel no, blog. questo mi pare no, se volete proviamo a cliccarci sopra perché dovrebbe funzionare, però ne ho trovato altri su, la slide dopo invece parla di... Vedi, questo era proprio stato inserito nel sito del museo, perché dopo si può anche decidere di fare un vlog con dei... Sì, ovviamente sto alzando il volume, ma non c'è il volume. Ok, questa è la pagina del vlog. Quindi loro hanno creato all'interno del sito del museo, senza usare YouTube, una sezione di vlog dove, vedi, dal 2013 ti puoi guardare tutti i vlog prodotti. Questo, secondo me, è un progetto molto interessante anche ma non solo per il discorso di accessibilità. Adesso vi faccio vedere. Ah, aspetta che volevo finirlo. Se questo. Funziona meglio la mia. Però su certi musei bisogna che viene professore tendenza a fare il video. Ah beh, sì, questo è un altro problema che tratteremo nel modulo del copyright, perché era abbastanza... sì, allora c'è una legge che permette di fare immagini libere nei musei pubblici dal 2000 e... sì, non tutti perché non tutti sono pubblici, però i musei pubblici, la legge copre i musei pubblici, quindi nei musei che sono pubblici, per fortuna questa legge, tra l'altro... vi ho parlato di invasioni digitali l'altra volta, che è questa manifestazione dove appunto che è nata per portare le persone a invadere i musei. E ho parlato con la fondatrice, mi raccontava, è nata nel 2013, l'anno dopo credo sia uscito il decreto Franceschini che permetteva alle persone di fare immagini libere nei musei pubblici e lei diceva che invece nell'anno in cui sono nati non c'era ancora, quindi questo movimento ha anche un po' contribuito a una sensibilità, magari non l'ha condizionata totalmente o determinata, però sicuramente è stato fondamentale per anche far capire che questa è una es libera espressione delle persone ormai, quindi bloccare per un discorso di diritti è come bloccare la creatività, la comunicazione, la moltiplicazione dei contenuti, il fatto che il museo oggi non, sì, inizia ad avere promotori che non sono anche solo quelli ufficiali, ma sono le persone stesse. E quindi insomma, questo è un problema che per i musei pubblici, per esempio, non si pone. Poi, ovviamente, lì dipende dalla sensibilità del direttore, se nel caso di musei o fondazioni private, però insomma, ne tratteremo estensivamente nell'altro modulo. Ecco, questo io invece ve l'ho preso perché è un progetto con le scuole. Infatti, ho immaginato che fosse una forma molto usata anche per questo motivo. Questo è un programma sviluppato da questo museo di arte moderna e contemporanea, credo, in cui i ragazzi sono stati portati per un intero semestre, quindi a interagire con un'opera. C'è stata un'edizione in cui loro dovevano soltanto creare un video finale e poi nell'edizione successiva hanno creato un video finale incollando vari video, quindi che raccontavano nei vari mesi il loro cambiamento di interpretazione dell'opera.
e hanno fatto un, ognuno ne ha scelta una e ha lavorato su quella. Molto spesso toccano temi anche personali, quindi non so, il ragazzo cinese sceglie un quadro che gli ricorda la Cina, piuttosto questa ragazza parla di questo, di questa opera sui colori perché la associa al ruolo del museo, che secondo lei deve essere semplice, di comunicazione, di bellezza. E hanno usato questa formula per dare a loro la quotidianità di esprimersi con il video, e i ragazzi stessi hanno detto che hanno proprio cambiato il modo di vedere l'arte perché sono diventati più critici, hanno capito che ci sono vari livelli di interpretazione, ed è stato sicuramente un progetto positivo. Questo è su YouTube, nel senso che ovviamente il museo ha incorporato il link, che è la cosa più facile che si può fare, e ecco qua, questo è un articolo scritto dall'educatrice, no, dalla manager del dipartimento digitale, comunque dallo staff curatoriale, e questo invece è un progetto che è stato messo su questa piattaforma. Adesso vediamo se parte qualcosa. A me piaceva molto anche video della ragazza, ma non ho messo il link diretto perché qui c'è proprio tutto l'articolo che spiega anche le loro impressioni. I'm a satellite high school student. The piece that I chose to study was Midgard. L'ho trovato in inglese perché in Italia non. Kiefer really liked to paint controversial issues. For example, he really liked to paint a lot of Nazi Germany stuff. He was also a German artist. So it kind of affected his culture. Midgard is actually related to Norse mythology. And in Norse mythology, Midgard is actually one of its nine realms. Midgard is said to look like an island surrounded by an impassable ocean. Surrounding the island is this giant serpent. Prima ha iniziato a parlare dell'artista, poi adesso sta iniziando a descrivere l'opera, poi se andate avanti cambia anche l'approccio a un certo punto. Adesso qua non so se parte, ma l'educatrice descrive proprio il suo cambiamento di interpretazione. Quindi qui in questo caso i video sono stati incollati, quindi non si percepisce l'idea della quotidianità, che secondo me è una cosa che manca in questo caso. Sarebbe stato più bello forse vedere piccoli video più corti dove la ragazza magari giorno 1, giorno 2, eccetera. Però questo è un buonissimo esempio di uso didattico del vlog. Poi, dal punto di vista culturale, vi dicevo prima dell'archivio, YouTube come archivio, c'è questo canale, per esempio, che si chiama Alan Lomax, che è un creatore indipendente di un archivio storico molto importante, ed è un canale seguitissimo. Voi vedete sulla parte rossa gli iscritti ai canali, quindi per esempio 5,6 milioni è un numero abbastanza importante. Diciamo che quando voi vedete i canali, quello di destra, i canali educativi, questo è TED, che è sì, TED è molto famoso, molto importante, non solo nell'ambito educativo, ma c'è anche tutto un canale di. È nato più per l'innovazione, per far incontrare i pensatori innovativi, quindi si parla di. Sì, poi fanno anche eventi adesso, tipo c'è TEDx Padova, TEDx Vicenza, c'è stato anche TEDx Cortina, abbiamo anche partecipato, ci hanno chiamato come impresa culturale del territorio. E, no, era per spiegarvi che ovviamente se si va a vedere la classifica dei canali più seguiti, iniziano a esserci delle grosse organizzazioni, quindi che possono quasi essere considerati dei canali quasi televisivi, come per esempio, adesso non ho idea dei numeri che possa fare la RAI, però diciamo che si avvicinano, comunque anche li superano probabilmente. E poi ovviamente ci sono canali meno seguiti, ma importanti, come per esempio alcuni canali dei musei hanno iscritti. Leggevo un articolo l'altro giorno che ormai si tende a pensare quasi di più a quante persone vedono contenuti del museo online, perché i numeri sono molto più alti dei visitatori fisici e lo saranno sempre di più. Se un museo lavora bene, dovrebbe avere dei numeri importantissimi sul web, e i visitatori fisici ovviamente per forza di cose, perché è più difficile raggiungere un luogo fisico piuttosto che visitarlo online, quindi il museo dovrebbe sapere di per sé che i visitatori online sono più numerosi e ragionare sul livello qualitativo non solo dell'esperienza fisica, ma anche di quella online, proprio per questo motivo.
Molti musei li usano anche come canali dove fanno delle specie di trasmissioni autoprodotte, quindi ci sono vari livelli, non so, c'è l'utente che può inventarsi una trasmissione, un programma, che un blogger, per esempio un vlogger, ma anche il museo può avere il suo pubblico all'interno di YouTube e ci sono approfondimenti, esperti, incontri con i curatori, video di archivi che si possono vedere solo magari con una visita da parte, insomma, dell'archivio del museo, oppure fanno le registrazioni delle conferenze o degli eventi. Si possono anche, per esempio, pensare di collezionare tutti gli eventi del museo in un canale YouTube. Un museo, per esempio, il Museo dell'Occhiale, che fa un sacco di eventi anche per il pubblico, per esempio, anche questo potrebbe essere un utilizzo. Molte persone magari possono essere interessate a venire di persona se col canale YouTube si iniziano anche a condividere su in rete. Quindi ci sono degli utilizzi, insomma, ci sono anche delle tesi che ragionano su come i musei o gli archivi usano il canale YouTube, e insomma questa è un'altra branca. Poi noi come lo usiamo, può essere anche usato non solo per questi scopi di eventi, ma anche per archiviare il patrimonio immateriale, quindi sia preesistente con tutte le problematiche di diritti che abbiamo citato già prima, ma anche nuovo. Quindi la piattaforma può essere anche un generatore di nuovo patrimonio intangibile. Questa è un'intervista che abbiamo fatto al museo, che ha curata Valentina, con una classe di Dolom del 2016, in cui abbiamo portato i ragazzi al museo di Seravella e hanno intervistato Guerrino Sanvido, che ci ha fatto due racconti bellissimi che sono tra l'altro accessibili su Dolom. Vedete sotto c'è archivio museodolom.it, perché è stato generato nell'ambito del progetto, e vi ricordo che, essendo un museo virtuale, il nostro archivio è nato 2 anni fa e il canale, insomma, già ha delle cose particolari, alcune magari meno, perché abbiamo fatto magari anche solo dei video dei frammenti di laboratori che non hanno magari lo stesso, diciamo, la stessa pregnanza culturale di un video così, però sicuramente l'uso che ne abbiamo fatto inizia a essere qualcosa a cui un museo può ispirarsi. Ovviamente qui è sul sito, però anche su YouTube c'è la parte dei commenti, dove invitiamo caldamente tutte le istituzioni a non lasciare vuoto, perché è il posto dove la gente poi va a leggere che cos'è, quindi è il posto dove si può raccontare qualcosa di più sul patrimonio, su quello che insomma può essere anche una catalogazione, anche usando anche un linguaggio che può essere una mediazione tra un linguaggio specialistico e un linguaggio rivolto al pubblico, quindi senza banalizzare, però dando l'idea della complessità del dato. Infatti in questo caso c'è la durata, c'è il museo, adesso non si vedono tutti, ma cosa abbiamo fatto sul canale YouTube di Dolom, e poi passo la parola a Giacomo. Ci sono quindi queste video interviste antropologiche in cui gli studenti hanno intervistato anziani su racconti e tradizioni del territorio. Ci sono anche le interviste del video del Museo dell'Occhiale, dove abbiamo che sono state parte del progetto del Museo dell'Occhiale. Questo è il nome, non me lo ricordo, Giovanni Dallamura, un ex dipendente della Safilo, e avevamo anche fatto un montaggio di foto storica all'interno del video. Comunque, se andate sul canale, dopo ve lo farò vedere, ci sono tutte. Dovete scorrere un po', perché gli ultimi video che abbiamo messo facevano parte di un progetto, di un test sonoro, quindi ci sono tipo 10 video di cui non capirete il senso i primi che vedete, perché sono parte di un quiz, però poi nelle ultime parti, infatti forse dovremmo trovare un modo di metterli in prima linea anche sul sito, ci sono queste che sono comunque molto interessanti. Poi ci sono video performance in cui i ragazzi hanno messo in scena, per esempio questo era il momento delle riprese, dove si sta filmando l'uccisione di Bianca, della leggenda di Lagole. Esatto, in cui appunto i ragazzi poi lì sono stati proprio, questo è un video in cui volevamo che fossero protagonisti a livello anche di attori, no? Della reinterpretazione multimediale. Poi questo è un video fatto al Museo Fulcis, in realtà ancora al palazzo precedente, di un laboratorio, e questo può essere anche un'idea di insomma, magari anche filmare parte dei laboratori didattici, per non tutti, perché ovviamente non è che si può mettere sul video tutti i laboratori, cioè non avrebbe senso, però magari
sapendo che il laboratorio viene ripetuto tante volte, che è un punto molto bello, no? Che può dare l'idea dello spirito del laboratorio, può essere un modo anche quello di usarlo, il canale YouTube, e mettere il video là. Quello in particolare era molto simile a quello che hai fatto vedere in realtà, nel senso che Sì, è vero, ragazzi sì. reinterpretavano, Sceglievano sceglievano l'opera in una base al data tempo. legata a un particolare tema, lo reinterpretavano e lo spiegavano ai compagni. Sì, siamo circa su. Sì, esatto. E poi c'è questo format di telegiornale d'epoca che è stato, sì, vale la pena di esplorarlo ancora di più perché era un progetto sulla muraglia del Giau e che racconta la storia di, vabbè, dillo tu che l'hai seguito di più. Sì, per San Vito Agostina, che all'epoca non era solo confine tra due paesi, ma anche confine di Stato, e niente, i ragazzi avevano creato questo telegiornale per cui appunto c'erano gli inviati sul posto, qualcuno forse anche a Trento, perché c'era stato appunto un incontro tra l'imperatrice, insomma, varie ricostruzioni storiche, naturalmente fatte oggi con i ragazzi oggi vestiti normalmente, ecco. Abbiamo 7 iscritti. Abbiamo 7 iscritti. No, vabbè, scherzavo. Ecco, adesso se fate riproduci tutti, li vedete, li potete scorrere. Adesso vi prendo il telegiornale. Eccolo qua. E questo è Guerrino, vedete, qui c'è la. Ti faccio vedere solo per dare l'idea, perché era un format televisivo pensato per essere contemporaneo nell'epoca della vicenda. Ecco, adesso lo stoppo perché però comunque potete guardarvelo. Ovviamente avevamo 5 incontri per fare tutto, quindi pensandolo come progetti di alternanza scuola-lavoro, che può essere più lungo, può venire anche. Cioè, certe magari battute dette, oddio, non mi ricordo il foglio, c'è cioè certe piccole sbavature che ovviamente non è che hanno provato, cioè è stato. Quindi, insomma, però l'idea è molto simpatica, infatti, insomma, vorremmo anche riusare il format per altri eventi storici che penso che possa essere. E poi si parlava ieri di Telebelluno, insomma, anche l'idea di poter dare dei video fatti dai ragazzi alle emittenti del territorio, perché no? Cioè, come lo fai con la radio, per esempio, con i progetti sonori. Si può anche pensare a una collaborazione con, per esempio, Telebelluno che possa accogliere dei video, ovviamente poi bisogna ricostruirli, pensarli adatti al mezzo. Elisabetta ha una domanda, Sì. Io no, chiedevo il discorso, ad esempio, la vedo una bella cosa anche dal punto di vista didattico per la storia, ma loro quindi parlavano di eventi precedenti, usando il TG, sì, cioè loro come fossero in avevano quel momento lì. fatto degli incontri con uno storico per approfondire Certo. l'argomento. Con alcuni di loro eravamo anche andati sul posto a campionare appunto i vari, come si chiamano, i cippi di confine, grazie. E appunto avevano fatto un lavoro precedente, poi avevano scritto questi testi per arrivare a produrre telegiornale. Sì, forse la questione è anche che nel progetto della prima edizione avevamo fatto, ogni classe faceva tante cose perché dovendo riempire un sito, anche il discorso di ieri, è un po' dispersivo dopo perché i ragazzi, un gruppo fa una cosa, un gruppo faceva il mapping, quindi oggi pomeriggio vi faccio vedere una mappa fatta in questo progetto che cioè, da un lato è bello perché è ricco, significa che è ricco, ha tante cose, hanno ragionato su vari strumenti, quindi era un buon progetto per questo motivo. Il singolo contenuto multimediale, magari pensato solo come output finale, solo il video, si potevano concentrare solo su quello. E forse tutta la classe lavorava su quello e magari poteva essere un'idea, però anche lì una scelta, cioè vuoi dare un'idea di tutte le cose che puoi fare col digitale o più di una e far lavorare i ragazzi che magari non vogliono, perché alcuni sono andati tutti a fare il video e altri volevano fare il digital mapping, per Sì, esempio. secondo me uno dei problemi che noi dovremmo affrontare quando facciamo uno di questi lavori con le classi è la gestione contemporanea di 20-25 ragazzi. Faccio un esempio, e che tutti possono fare qualcosa, nel senso Qui che si quello è un riusciva problema dividendoli. che quindi vuol dire fare una pianificazione veramente, un Esatto, lavoro sì. prima, sì. Ma infatti eravamo sempre, cioè in questi progetti in cui venivano divisi in gruppi e avevano cose diverse da fare in ogni gruppo,
eravamo sempre in due, quindi uno seguiva un gruppo, uno seguiva un altro, magari nello stesso gruppo li dividevi ulteriormente in quattro gruppi, allora uno faceva i punti, l'altro faceva il poligono, poi vi faccio vedere nella mappa. E poi si può anche decidere, cioè si riesce a gestire una classe che fa più cose, sì, con una persona sola, però bisogna avere la padronanza del mezzo, sapere come i ragazzi poi reagiscono al mezzo, perché magari è un mezzo che non sanno usare, cioè il fatto di comunque riprenderli, sai che hai bisogno di essere una persona che li riprende e loro che comunque gestiscono la scena, per cui ci sono tanti ragionamenti. Infatti il Project Work era nato perché volevamo capire, col progetto in mano che può essere ideato venerdì, tra venerdì e sabato, quali sono, possono essere le complessità. Poi chi c'è magari il progetto già scritto che ha tutto super dettagliato, chi magari inizia a pensare a qualcosa, ma comunque si possono fare già questi ragionamenti di divisione del lavoro. Posso aggiungere una cosa, nel caso specifico, per dire, c'era una classe molto numerosa perché erano più di 20-25 persone e tre ragazzi erano non disabili, ma avevano delle disabilità. Certo. Si aggiunge anche quella problematica. Sì, ho dovuto appunto, nel caso specifico, confrontarmi anche con i centri di sostegno per capire cosa potevano fare per supportare i compagni, i ragazzi disabili, perché naturalmente le disabilità erano differenti da un all'altro. Poi facciamo aggiungere una problematica. C'è Anna che è un po' la mia, nel senso, noi abbiamo un tempo limitato sì, quando facciamo un progetto, quando entriamo in una classe. E quando entriamo in una classe dobbiamo essere, tra virgolette, riuscire a gestirla nei minimi dettagli, perché l'insegnante questo si aspetta da noi, e allora è difficile uscire dalla frontalità, tra virgolette, che magari siamo abituati a fare per gestire un po' tutti. E a farli lavorare. Cioè, è una sì, cosa... infatti, il ruolo del docente, infatti, nella scheda. Un altro aspetto, poi c'è Anna che voleva chiedere una cosa, però solo per chiudere, un altro aspetto è il ruolo dell'insegnante, cioè. Non possiamo pensare che l'insegnante sia utopisticamente a nostra disposizione e voglia fare molte cose oltre quello che facciamo noi, però glielo dobbiamo chiedere, dobbiamo capire se è fattibile, perché nel caso di questa classe il professore era appassionato al progetto, ha fatto comunque, penso, non so se ha fatto degli approfondimenti storici, però comunque ha curato l'aspetto linguistico, per esempio, dei testi del sito. E questa è una parte importante di progettazione scuola-museo, e l'intervento di Fabiana Fazzi di venerdì 15, che avete anche nella piattaforma Moodle, voleva proprio anche darvi un'idea di come si può lavorare ancora di più su questo, perché il CLIL è una metodologia che abbiamo spiegato, nasce proprio in coprogettazione, quindi nella, diciamo, situazione più utopistica possiamo avere una coprogettazione, quindi avere anche il docente come un operatore, cioè pensandolo come parte attiva. Se invece gli proponiamo noi il progetto ed è entusiasta, possiamo vedere cosa si può fare con lui. Se gli proponiamo il progetto e ci lascia la classe, ovviamente dobbiamo avere un piano B, perché bisogna capire se realisticamente quello che lasci da fare viene fatto, oppure se non è proprio l'interesse dell'insegnante. Come diceva appunto Giacomo, non sai i ragazzi che hai, perché non li conosci, con tutte le difficoltà o comunque potenzialità che tu non hai, anche tu non... Certo. E quindi... È la sfida di questo lavoro, però può essere anche un punto, certo, di opportunità, nel senso che non hai tutti i pesi della scuola, no, e tutti i pesi dell'anno, tutti i pesi delle riunioni. Scusa Anna? Ciao, uno strumento utile in questi lavori dove richiesta la competenza extrascolastica ai ragazzi è la mappa, io la chiamo la mappa delle competenze, cioè che l'operatore che interviene in classe preventivamente prepari una scheda dove scrive tutte le cose che sono richieste ai ragazzi. Quindi potrebbe servirti sapere usare un programma di montaggio video. Quanto lo sai fare? Potrebbe servire di parlare in pubblico davanti... Cioè, si scrive tutte le competenze che possono essere richieste. Beh, i ragazzi poi si vedono questa scheda e dicono: io sono portato a lavorare su questo, so fare questo. Sì, sì. E quindi da lì si creano delle equip di lavoro. E questo, anche se io non conosco i ragazzi, mi aiuta a dividere e poi a evitare che magari venga fuori che uno che si era proposto di fare qualcosa non lo sa fare, devi stargli dietro. Sì, 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 questo l'avevamo, mi pare che l'avevamo fatto in ogni classe, comunque all'inizio un minimo di sai lavorare con questi strumenti, e c'erano dei ragazzi che tra l'altro avevano, per esempio mi ricordo un ragazzo in una classe che riusciva a usare il coding. Non padroneggiava, però magari in un istituto tecnico fanno informatica e c'è uno che si appassiona e va avanti anche a casa sua il pomeriggio, e quindi
questo può essere una cosa anzi caldamente da invitare, magari lo inseriamo anche nella scheda, grazie del suggerimento, perché è una cosa che mi ricordo che abbiamo fatto un po' così, senza strutturarla forse neanche in tutte le classi, però può essere una parte del lavoro, cioè dare un questionario in cui si richiede, perché come vi dicevo prima le competenze sono magari già lì a livello tecnico, oppure no, però possono esserci quelle performative. Infatti, tra l'altro, il mio professore, con gli studenti del master, quando fa i progettazione digitale con i ragazzi, fa proprio questo, cioè dice segnatevi con la R se siete ricercatori e volete fare l'approfondimento storico, segnatevi con la D se siete molto digitali e volete fare la parte di tecnologie, segnatevi con la C se siete comunicatori e volete presentare il progetto come tipo il presentatore della squadra. Quindi, e funziona molto bene perché tutti si vanno a mettere dove è il loro posto, insomma, alla fine. No, che tra l'altro questa cosa effettivamente potremmo proprio introdurla come prassi, anche perché in base alle competenze dei ragazzi poi vai a strutturare il progetto, nel senso che se hai quelli, non so, che sanno cantare, che sanno suonare uno strumento, pensi anche a inserire quell'elemento all'interno del prodotto digitale. Se hai quello che sa disegnare bene, in passato l'avevamo fatto, allora sì, infatti anche secondo me l'abbiamo fatto sempre così a voce, o comunque l'abbiamo fatto parte del laboratorio ma non di una strutturazione, perché per noi è importante quella fase lì. È una scheda forse da lasciare ai ragazzi dopo il primo incontro in cui sì, ovviamente medie, superiori, perché elementari e infanzia credo che no, non, cioè, magari si può parlare con la maestra, però non, a quel punto, cioè questa è una cosa più anche, diciamo, l'uso di YouTube in co-creazione nel momento in cui i ragazzi creano come parte attiva dalle medie in su, perché poi i bambini, certo li puoi fare un video con i bambini, possono fare delle storie, però sei tu che li filmi e sei tu che carichi il video, non... ecco, poi niente, adesso volevo lasciare la parola a Giacomo che è scappato, ma adesso torna. Comunque, solo per finire, fare un video implica molte più cose, come già è venuto fuori, quindi il montaggio audio è importante, perché non sempre facciamo un video filmando una scena, possiamo fare un video anche creando, come vorremmo fare noi oggi, da un montaggio audio preesistente, immagini sopra che le accompagnano. Quindi registrazioni e montaggio, registrazioni video e montaggio video, ecco è tornato, con anche la parte della comunicazione visiva, linguaggio teatrale, perché comunque nel momento in cui si mettono i ragazzi al centro per fare una scena, bisogna anche considerare quell'aspetto lì, la scrittura, la narrazione, e poi qua non c'è però l'idea dello storyboard che poi adesso Giacomo vi... Adesso molto velocemente vi facciamo solo vedere alcune ispirazioni e poi iniziamo il tutorial. Un altro genere che non avete citato è il tutorial, proprio il video tutorial. Anzi, è vero, quello è un altro, sì, perché ho pensato più a cose che si potevano fare con i ragazzi, però anche il tutorial YouTube è una delle cose più... Allora sì, qui questi video che vi farò vedere devono essere semplicemente dei video di ispirazione per quelle che dovreste fare oggi o che potreste creare in generale. Qua avevo messo un link a questa cosa qua che in realtà potremmo anche guardare, che era il discorso che in parte avevamo accennato già l'altra volta, appunto della creazione per le nostre storie di uno storyboard, cioè di un percorso per immagini, per cercare di capire quali sono le tappe del nostro video nel caso specifico, ed è una cosa che normalmente si fa quando si preparano i film, tutti i film a fianco alla sceneggiatura, dopo la sceneggiatura si arriva ad avere uno storyboard in cui si disegnano concretamente le scene che poi verranno realizzate. Questa era una board di Pinterest che avevamo fatto al museo di Cortina per raccontare in particolare questo quadro, che è un quadro di Sironi,
che si chiama Composizione con Cavaliere, adesso non si ingrandisce, ma insomma è questo qua. Ed era interessante perché c'erano appunto diverse cose ed era sembrava proprio per com'era creato appunto la divisione in quattro, i disegni che c'erano, le cose che c'erano disegnate in ognuno di questi quattro riquadri, come appunto concepito come una storia, come poteva essere, come dicevo l'altra volta, appunto quella delle pitture rupestri o uno storyboard appunto. O alcuni quadri di Basquiat e altro. Questo giusto per dire che le cose che concorrono alla costruzione di una storia come potrebbe essere il vostro video sono tantissime e fare anche un'attività di questo tipo può essere utile per riuscire così a immagazzinare più cose e portarle, inserirle poi nel vostro video. Esplicitamente o velatamente, ecco, perché